sono Paolo, ho 30 anni e lavoro come creativo in una casa di produzione TV. Sono Michele, ho 30 anni, sono osteopata e lavoro tra Verona e Milano. Dovessi descrivermi, mi piacerebbe usare la parola contrasti. Perché mi guardi? No, perché c'è una mosca. Okay. C'è una mosca. Beh, sostanzialmente mi reputo un pirla. Ma così mi piace comunque prendere la vita in maniera scherzosa, alla disventura. Tra 10 anni è un orizzonte temporale molto impegnativo, ma mi vedo a Milano. Spero di aver mantenuto con me stesso una sorta di promessa che mi sono fatto ai 20 anni. Avrei voluto essere una persona con lo stesso sguardo che avevo a 20 anni, quindi spero che anche a 40 avrò lo stesso sguardo che oggi avevo a 30. Aspetta, la matematica non è il mio forte. A 40 anni spero di avere la stessa visione che avevo a 20 anni che ho oggi. Io non ce la farò mai a fare un discorso così bello. Però i calcoli magari. Allora, io fra 10 anni il mio sogno sarebbe di vedermi a Londra. Ma probabilmente sarò in fondo a una strada a vendicare qua a Milano. È positivo comunque, cioè non so se avete notato la positività. Sono molto... bisogna affrontare le cose, cioè così poi se tu hai qualcosa di bello che ti capita nella vita dici oh che bello. Okay. Lui sostiene che la prima volta che ci siamo conosciuti io ci provavo con lui. Ha cercato di sbronzarmi e poi ci ho provato. Io non ci ho provato, sì. Guarda. Sì, no, mi ricordo certo come era vestito perché ci vestiamo sempre maglietta nera e pantaloni neri, però lui ce li ha rotti. Lui che copia me, lui dirà di no, ma ti puoi figurare. Cioè, a parte i capelli. Allora, l'ultima cosa che abbiamo fatto insieme a Opale è stata andare in Vespa in Valpolicella, perché una passione che ci lega molto è questo vino. Più io bevo Valpolicella di te. Hai mai ragione. No, non mai. Però. Domanda di rito. Paolo, Michele, state insieme o no? Non possiamo rovinare la nostra amicizia così. No. Posso dire che comunque non mi piace altro.